Ready? You've got your note? N no, but I'm ready. <laughs> <laughs> Alright. Uh, 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 mm, all right now. Uh, Wait a minute. Yes. I tell you. Yes. Now Bá, essa é aqui este é é sambinha é feito numa nota só Bá, outras notas vão entrar, massa, base e uma só ba. Ba. esta outra é consequência de o que acabo de dizer ba. Ba. como se a consequência inevitável é de você desse nó Quanta gente lista por aí que fala tanto não diz nada, ou quase nada Já meu diligente em e toda a escala no final não sobrou nada

Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Quarantena con un pezzo molto conosciuto che è Samba di una nota so di Antonio Carlos Jobim riprodotta con un duetto veramente simpatico da vedere facilmente riscontrabile su YouTube da Dean Martin e, Martin e Caterina Valenci Caterina Valente, nome tipicamente italiano ma di origine Portoghese-brasiliano, ovviamente, e cominciamo questo caffè della mattina, oggi che è 16 marzo, o martedì del 2021. Ormai siamo costretti a specificare anche l'anno, se non altro per non confondere questa rubrica con quella che è andata in onda esattamente un anno fa. Abbiamo detto già altre volte che ormai siamo più vecchi dell'anno e quindi dobbiamo anche aggiungere questo elemento proprio per non confondere le cose questo caffè che come di consueto sarà um, anche trasmesso oh, alle 11.30 eh, da gemininetwork.it questo caffè che partirà da un elemento di profonda attualità che è quella eh, che abbiamo già affrontato in realtà mh, di recente eh, approfondendo dei dati che sono stati pubblicati eh, dalle istituzioni internazionali e che mostravano sinteticamente una tragedia che andava anche al di là di quella sanitaria e per certi versi di quella economica che è quella relativa all'istruzione, già che eh, proprio dalla giornata di ieri sono piombati nuovamente dell'incubo della chiusura di scuole. Ehm, l'80% della popolazione studentesca e ovviamente anche tutte le famiglie che eh, necessariamente sono oh, direttamente, neanche indirettamente, ma direi proprio direttamente colpito, colpite da questo tipo di eh, provvedimento. Oh, di nuovo emergono le difficoltà in termini di DAD, c'è cioè una eh, distanza che va sempre più crescendo tra chi possiede computer adeguati, linee telefoniche, ma soprattutto ambienti all'interno della casa adeguati a sostenere diverse persone che allo stesso tempo fanno lavori, come purtroppo ormai arcinoto attraverso lo smart working. E um, al contempo, insomma, uh, ci sono i bambini, i figli, coloro che comunque appartengono al ciclo uh, completo scolastico che va ormai dai sei mesi fino ai 25 anni, alla conclusione delle scuole, delle università. Perdonatemi. E dunque, eh, nella città che vivo, per esempio, che è Roma, come sapete, ma sicuramente. La questione sarà stata riprodotta in maniera del tutto identica altrove. Ieri mattina, nella mattina del 15, quindi di lunedì, anche grazie a una uh, sfera di sole che insomma prometteva bene, salvo poi essere pro profondamente smentita nel pomeriggio con una ventilazione. Di un certo livello, ebbene ieri tutte le scuole e tutti i genitori di coloro che purtroppo non sono potuti andare a scuola e che non erano interessati alla data, quindi parliamo delle fasce più uh, giovani eh, di età, anche quelli che fanno sostanzialmente nidi, eh, scuole dell'infanzia e parte delle elementari, ma soprattutto le prime due categorie che ho appena nominato, si sono riversate. Tutte insieme all'interno dei parchi pubblici e dei parchi giochi, creando effettivamente quelle condizioni di assembramento che è... Fortunatamente, con le scuole aperte non si verificavano, quindi indipendentemente da una impossibilità al lavoro da casa, al cosiddetto appunto smart working di una parte significativa eh, di popolazione che ha, eh, deve gestire soprattutto i bambini più piccoli, si creano proprio quelle condizioni eh, di contagio chiamate e definite più volte di assembramento grazie proprio alla chiusura delle scuole questo per mostrare come appunto ci sia una grande, eh, una grande incapacità ancora oggi la dobbiamo rilevare di gestire un fenomeno che soprattutto nelle scuole soprattutto tra i più piccoli aveva visto il modello diciamo delle bolle così chiamato volgarmente ossia dei, sostanzialmente delle micro eh, gruppi distanziati ragionevolmente attraverso appunto un, uh, un, uno schema di orari che permetteva anche ai genitori di non uh, arrivare tutti insieme in altri termini di essere scaglionati a livello temporale ebbene è andato tutto per l'aria e quindi eh, grazie appunto al provvedimento che ha esteso la zona rossa, una grandissima parte della popolazione italiana. Abbiamo nuovamente gli stessi rischi, considerando anche il fatto che, a differenza delle scuole, che appunto tutti sono, eh, sono stati abilmente eh, collocati eh, all'interno di questi gruppi che eh, non si incrociano con tutti gli altri, anche i genitori necessariamente, uno o addirittura due genitori in alcuni casi sono all'interno di questi parchi e, e, e attraverso il gioco che è la cosa più normale che si può fare in questi luoghi inevitabilmente avranno più probabilità di contrarre eventuali virus che sono nella zona Beh, una situazione molto drammatica anche in considerazione del fatto che eh, la situazione contagi la situazione morti la situazione ricoveri e sovraccarico delle strutture sanitarie è tutt'altro che tranquilla eh, il picco che era stato immaginato per questo periodo per il 15 di marzo tuttavia non è stato così drammatico come appunto era immaginabile era stato immaginato soprattutto da chi si occupa di fare previsioni di questo tipo um, possiamo dire però purtroppo che ecco, prima di cantare vittoria è che il picco è stato spostato un po' più avanti alla fine del mese Devo dire che eh, potre, immagino, insomma, è un'idea che mi sto piano piano facendo, potrebbe anche essere molto meno virulento del previsto. Questo, ovviamente, oltre a un'idea, rimane una speranza. C'è qualcuno che si è accorto del problema eh, in particolare Barbara Floria, Floridia, che è sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, si è resa conto del problema. Ma insomma, è abbastanza. Eh, lampante solo chi non vuole eh, può non accorgersi di quanto sta avvenendo e quanto avvedrà, avverrà probabilmente nei prossimi giorni considerando appunto il fatto che non ci troviamo a novembre-dicembre ma con queste giornate è praticamente impossibile mantenere una popolazione intera di eh, ragazzini eh, eh, anche nel pomeriggio insomma quando finisce la didattica a distanza all'interno delle abitazioni ebbene lei ha sostenuto che eh, nidi i, scuole moderne elementari che in realtà scuole materne, è anche sbagliato, si chiamano scuola dell'infanzia, dovrebbero rimanere aperte anche all'interno delle zone rosse, ma continua, e questo non è virgolettato ancora le condizioni non sono tali da poterlo permettere. Adesso ci chiediamo quali debbano essere queste condizioni, visto e considerato, ripeto, il fatto che ehm, nei mesi passati proprio il sistema di gestione, soprattutto di nidi, scu scuole materne e in parte delle elementari, era, uh, si era dimostrato molto adeguato alla situazione garantendo ben pochi contagi e soprattutto la possibilità di intervenire e di tracciare i contagi lì dove si dovessero essere verificati. Quindi eh, questa tragedia va avanti e rimane, rimarrà purtroppo nelle nostre vite di genitori, di fratelli, di nonni, di quello che ci pare e soprattutto um, nel modo di vivere eh, di coloro che direttamente sono stati colpiti da queste immense difficoltà. Nel frattempo, l'altra notizia che ha colpito inevitabilmente tutti, voi sapete che chi vi parla è uno di quelli che la appunto lo ha fatto direttamente, ebbene, finalmente l'Europa, l'Unione Europea, finalmente non perché è un sollievo tutt'altro, Appunto, specie per chi ha già avuto la somministrazione di questo, di questo vaccino, insomma, sapete che è stato ritirato. La situazione è tutt'altro che eh, lineare anche perché le rassicurazioni dei scorsi giorni vengono nuovamente smentite nel giro di 24 ore in maniera molto grave. Insomma, il caos domina, la situazione è profondamente torbida. Ora. Sicuramente noi speriamo, se non altro, nella buona fede di coloro che hanno provveduto al, alla sospensione. Ci crediamo poco perché conosciamo bene insomma, le istituzioni che ci dominano, anche perché significherebbe, insomma, se qualcosa dovesse essere andato nella direzione sbagliata, significherebbe più o meno condannare una quantità della popolazione. Eh, significativa eh, soprattutto Occ nell'Europa occidentale ha delle condizioni di salute tutt'altro che buone ma ammettiamo e non concediamo che ciò non avverrà i nostri dubbi eh, si eh, legano al fatto che questa, questo stop per certi versi atteso mh, di AstraZeneca possa essere utilizzato come alibi per giustificare l'incapacità invece di procedere con queste campagne vaccinali così come promesso anche in Italia l'abbiamo sottolineato negli scorsi giorni non è stato un caso infatti che immediatamente dopo questa dichiarazione di sospensione per procedere a maggiori eh, approfondimenti subito Abbiano messo le istituzioni, le mani in avanti, dicendo: Ecco, così si sì, sì, impedisce di proseguire su questo fantastico progetto. Insomma, che è stato messo in piedi in Italia. Ricordate, Figliuolo anche ieri, col suo modo da fare, profondamente insomma, non primo di alterigia, diciamo così, ha detto che si poteva arrivare addirittura a vaccinare 500.000 persone al giorno, ebbene, ecco. Dichiarazione fatta, scusa trovata immediatamente, se così si tratta. Senza gli AstraZeneca non possiamo proseguire sul eh, tracciato che abbiamo promesso. Ebbene, la cosa che manca in tutto ciò è capire ma quante dosi effettivamente sono arrivate di Johnson Johnson, quante dosi di AstraZeneca, quanti di Pfizer, perché viene il dubbio, ovviamente a voler pensare male, ma eh, ci inducono loro spesso, a farlo anche perché spesso ci eh, prendiamo, ebbene vogliamo sapere effettivamente quante ne sono rimaste di eh, dosi AstraZeneca perché dire di bloccare eh, le vaccinazioni sembra un po'. Uh, un modo mh, molto adeguato e opportunista per riuscire a sgattagliare di fronte a un problema istituzionale immenso che è stato appunto tante volte già rilevato dell'incapacità da parte dell'Unione Europea di riuscire a scrivere dei contratti che potessero garantire effettivamente qualcosa di buono, ossia un approvvigionamento significativo. Del resto, ecco qui andiamo sui dati del Ministero della Salute ehm, della Gran Bretagna. Ecco, lì è stato fatto un, um, un tipo di analisi statistica di differente tipo i risultati sono abbastanza eh, controversi rispetto a quello appunto di cui abbiamo discusso un minuto fa, perché sembrerebbe che per quanto riguarda le somministrazioni Pfizer, i morti in Gran Bretagna siano stati 227. Qui il problema è la temporalità che si contrappone al eh, legame causa effetto, quindi tra il 9 dicembre e il 28 febbraio ci sono stati 227 morti, coloro che hanno invece avuto somministrato almeno una dose di AstraZeneca sono morti 275 tra il 4 gennaio e il 28 febbraio, quindi statisticamente le differenze non appaiono significative. Il campione considerato è molto simile. Quindi anche da questo punto di vista le cose dovrebbero essere chiarite in maniera sicuramente più efficace e robusta. Quello che invece insomma, emerge riguardo ai brevetti, una cosa che ci immaginavamo, ma insomma, è giusto riportarla, è il fatto che quando si è dovuto votare appunto sulla liberazione dei brevetti sui vaccini in ambito WTO, ovviamente la votazione non ha avuto un seguito positivo dal nostro punto di vista, però bisogna dire chi è. Chi ha votato in maniera positiva, e tra questi, ricordiamo, molti paesi dell'America Latina, a parte quelli che diremo tra un po', ehm, quasi tutta l'Africa, eh, la Cina, l'India e altri paesi asiatici. Chi invece, eh, ovviamente, si è opposto sostanzialmente a una liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, e eh, indovinate un po' chi ci sono: Stati Uniti d'America, Brasile. Unione Europea nella sua complessità, Australia e Giappone, quindi tutte le centrali dell'imperialismo che evidentemente confermano quello che cerchiamo di dire da tempo, che questa dei vaccini, questa dei brevetti sui vaccini è un'occasione d'oro per, per cercare di portare a casa un altro bel gruzzoletto. Ebbene, eh, quindi mh, la questione, ancora una volta lo diciamo, eh, si interseca molto profondamente con la conflittualità interimperialistica in atto e da questo punto di vista ci fa abbastanza specie vedere come eh, anche Repubblica riportasse proprio ieri della notizia della presenza di un sottomarino russo nel canale di Sicilia. Questo sottomarino russo sembrerebbe. Essere, appartenere a, appunto alla flotta russa partita dal Baltico e diretta in, in Siria, e si è avvicinata molto alle truppe nate che, tanto per cambiare, si trovavano in esercitazione, diceva. Ovviamente romanzando senza riuscire a toccare mai la sostanza del problema Repubblica, sembrava di assistere a un film Caccia a Ottobre Rosso, un film profondamente e dichiaratamente anticomunista. Insomma, siamo più o meno in una situazione di denigrazione del nemico, in questo caso sicuramente di diverso tipo, perché si tratta sempre di una forza. Eh, comunque, legata al capitale, e dunque all'interno della conflittualità che di cui parlavo prima, intraclassista, però insomma c'è da stare ben poco tranquilli, soprattutto quando a muoversi sono armamenti di questo tipo. Chiudiamo dando oh, delle notizie se non altro non negative, non le definire buone. Forse alcune lo sono in realtà. Biden ha dichiarato di voler aumentare finalmente la tassazione per i super ricchi, insomma ma negli Stati Uniti d'America sono aliquote che fanno ridere, soprattutto se li si, le si confronta con quelle che erano fino a qualche decennio fa. Allo stesso tempo Steve Bannon eh, e tutta la sua eh, cricca di eh, fascisti io non capisco cioè, lo so ma in realtà polemicamente cerco di dire provocatoriamente dico, non capisco perché li definiscano sovranisti sono dei veri e propri fascisti vengono mandati via uh, dopo, una lunga, dopo una lunga battaglia mh, dalla um, eh, eh, dalla certosa di Trisulti, dove insomma volevano fondare una centrale di, eh, insomma, di questa gentaglia di formazione politica per questo tipo di ideologia neofascista. E concludiamo con un qualcosa che deve essere sicuramente approfondito, ma sembrerebbe che dalla Spagna si cominci a, a ragionare sulla possibilità di ridurre a quattro giorni lavorativi la settimana. Appunto lavorativa, deducendo ehm, anche l'orario la, uh, di lavoro da no, 30, uh, 5 addirittura 32 ore a parità di salario. Bene, insomma, nonostante le intenzioni possano essere evidentemente condivise, eh, a proporlo è sicuramente un governo oh, di colore. È ben diverso da quello nostro perché so, lì è connotato, per quanto sia contraddittoria, anche lì la socialdemocrazia socialista anche dalla presenza di Podemos Unidos, e quindi da una sinistra un po' più se non altro decente. Saremo a vedere perché il capitale ecco, non accetta sicuramente che la propria sovrastruttura intervenga riducendo le possibilità di accavarrarsi plus. Valore in questa maniera, quindi probabilmente vedremo come andrà avanti appunto questo provvedimento che già avevamo modo di discutere ormai diversissimi anni fa, quasi più di mh, 25 anni fa, più o meno, quando Shirak mese appunto uh, un programma. Ricordate per passare dalle 39 ore alle 35 ore appunto della settimana lavorativa. Saremo ad ascoltare, saremo a sentire, saremo a monitorare certamente e. Mh, però in questo momento, diciamo, per ora lasciamo la notizia per quella che è, ovviamente su cui la Confindustria spagnola si è espressa negativamente, ma ripeto, andremo a vedere. Dunque, ehm, direi che a questo punto possiamo procedere alla chiusura di questo caffè della mattina, eh, ricordandovi che eh, appunto questo caffè della mattina sarà è mandato in onda anche su Gemini Network a partire dalle ore 11.30 così come tutte le altre, le altre ehm, rubriche che normalmente appunto vengono mandate sul, eh, su questo tipo di eh, canale di eh, rete di radio indipendenti dunque nell'augurarvi un buon proseguimento di giornata vi saluto e vi invito a seguirci in tutta la programmazione Buona giornata e a presto ancora!